Rieccoci ragazzi in questa nuova puntata di Pokémon non oro, argento sul silver. Abbiamo appena battuto Raffaello, medaglia Zefiro. Ci chiama il professor Helm. Pronto divano? Abbiamo scoperto qualcosa sull'uovo. Ora non ti posso spiegare tutto, ma vorrei che lo tenessi con te. Il mio assistente al Pokémon Market di Violapoli. Vai a prendere lì l'uovo. Eh sì. Andiamo. Andiamo al Pokémon Market prima di tutto. L'assistente è questo qua, vestito da nerd, diciamo. Col camice. Il professor Helm mi ha chiesto di aspettarti, così ho fatto. Ma devi sapere che vorrebbe che tu allevassi quell'uovo di Pokémon, va bene? Facciamo l'uovo. Sì, l'uovo si schiude coi passi camminando. Ok. Ma quell'uovo? Da Mr. Pokémon al professor Helm. Poi da lui a te. Deve essere quello un uovo molto bello. Prenditene cura e lascia fare alla natura. Mi raccomando. Cioè proprio si è sprecata come rime. A confronto Pacciani era un poeta. Noi andiamo allora a curare i nostri Pokémon. Poi. Con questo non abbiamo parlato. Sì, ho battuto il capo palestra. Vabbè. Ok, questo qua è... Aspetta. È il maestro... Sì, l'ho battuto. Vabbè. Ma... È il maestro che ci... della scuola che abbiamo appena visto lì. Qui ci siamo, non ci siamo stati. No. Se riesco a uscire. No, scendiamo, scendiamo. Qui abbiamo una ghicocca gialla. Sì. Allora, come vedete qui alla mia sinistra ci sono le rovine d'Alfa, che noi non visiteremo adesso perché sono... intanto non sono indispensabili subito, poi... faremo tutto insieme. Andiamo avanti, va? No, stavo pensando... I tuoi Pokémon non sono male, deve essere per l'allenamento che hanno fatto a Violapoli. Vabbè, noi non abbiamo Pokémon di tipo erba. Io volevo solo allenare un po'... Zubat, ma lo farò nel off camera. Non voglio star lì a cambiare, onestamente. Ciao Bracere, va. Ma Bracere lo devo mettere prima. Cioè, come prima mossa.
Allora, dicevamo, braciere lo devo mettere come primo. Info. Braciere. Ok. Messo. Salviamo il gioco. Utile, molto utile il repellente. Vuoi lottare? Salviamo, va. Veramente adesso sono al telefono, ma che importa, dai, lottiamo. Nidoran. No, no, non do numero a nessuno io. Se prima non ci siamo conosciuti un po'. Non vuoi come amica? Ok. Braciere. Nidoran femmina. Tra l'altro qui ci sono anche robe come che ti avvelenano se li tocchi. Statico che ti paralizza. Rispetto ad oro è un po' più complessa la faccenda, però è anche bello che aggiungano un minimo di sfida anche, no? Lì c'è un oggetto. Vediamo che Pokémon si trovano qui. Merip. Io ti ho usato come Pokémon nell'altro gameplay. Però non uso attacco rapido perché se ti tocco mi paralizzi con statico. Invece uso braciere. Però non vorrei questa volta utilizzarti. Vorrei fare una squadra un po' diversa. Magari me la suggerite anche voi nei commenti. Suggeritemi qualche Pokémon, ma anche inusuale, magari difficile da utilizzare. Sa che era meglio mettere il repellente. Ah, ecco, Oppip, questo completamente Pokémon completamente inutile. Ma sia brutto sia inutile. Non serve. Allora, prima di fare borsa. Usiamoci sto repellente, che se no non è più finita. Ok. Accidenti, lì c'è una... c'è uno strumento. Cos'è? Semitraglia. Vabbè, una mossa di tipo erba. Noi non abbiamo Pokémon erba. Nell'erba ho trovato dei Pokémon, niente male. Buon per te. Wooper. Mm.
Ma non sarebbe un brutto Pokémon, perché si evolve in Quagsire, che è acqua e terra. Ma sapete che quasi quasi lo catturo. Sì. Poi la squadra può modificarsi, non è che rimarrà rigida, può modificarsi durante il corso del gioco. Adesso... se io gli faccio braciere, gli faccio di meno perché è poco efficace, no? Esatto. E lo porto a un range DPS da cattura. Lui con fangata, tra l'altro, perché lui è... acqua, terra, con fangata indebolisce la potenza dell'elettricità, che sarebbe super efficace sull'acqua, e quindi è un tipo acqua molto buono, perché non è molto debole ai Pokémon di tipo elettro, regge diciamo anche quelli, quindi intanto catturiamolo con una Pokéball. Cazzo, non mi dire. Pensavo che fosse selvatico, mamma mia. No, perché qui si trova. Stavo per rubare... vabbè, ho fatto tutto sto casino. Stavo per rubare un Pokémon a un allenatore. Magari si potesse. Che figura. Si vede che sono proprio rincoglionito. Allora, andiamo a... qui c'è il tizio lì che ci vuole frodare. Ciao. Questo qua è il pescatore. Sì. Ci ha dato l'amo. Sì, raccolgo le ghicocche. Escaball, che diciamo aumenta la probabilità di cattura dei Pokémon pescati. Va bene, noi però non abbiamo... qui c'è uno strumento nascosto. No, non è possibile. Non c'è uno strumento qua. Ma l'ho già preso prima. Sembrava. Noi dobbiamo salire qui sul molo. Usiamo attacco rapido. Ci confonde. Non buono. Ah, bravo qui lava. No. Ho detto non do nemmeno i numeri alle ragazze, figurati ai pescatori.
questo ne ha tanti. Tutti Magikarp, sì. Non sono tanta esperienza comunque, attacco rapido, via. Magikarp che poi, come ho detto già, rappresenta la leggenda della carpa che, risalendo la cascata, diventa drago. Queste sono le cose belle giapponesi, diciamo, queste leggende, questi miti. Non a caso il Giappone è uno dei luoghi che vorrei visitare in futuro, e non solo per questo. Ah, questo è livello 15, io stavo usando attacco rapido ancora. Proviamo un braciere. Anche se lo so che è poco efficace, però più efficace comunque rispetto all'attacco rapido. Ora l'ultimo Magikarp. E di nuovo a livello 5. Mi viene quasi voglia di pesce, oh. A vedere questi pescatori che passano tutta la loro giornata a dedicarsi a questa meravigliosa attività che è la pesca. Stiamo allenando solo qui lava. Dalla prossima puntata cambio, spero. Ok, abbiamo fatto il ponte. Ultimo allenatore e poi grotta di mezzo. Di braccia, no, azione, basta. Ah beh, siamo al 18. Te pare? Andiamo di braciere con questo. Benissimo, allora direi che per questa puntata è tutto. Qui c'è una roccia che bisogna spaccare per ottenere l'oggetto. E alla prossima puntata di Pokémon versione Argento Anima.